Mentre in pieno corso il vertice di Copenaghen, anche dall'Abruzzo Legambiente lancia un allarme per il global warming e per i temi del risparmio energetico, del contenimento delle emissioni, perché anche su scala regionale, Angelo Di Matteo, è possibile fare molto. Sì, il clima è un effetto globale che si ripercuote molto sul locale, quindi noi, anche noi da abruzzesi, dobbiamo e possiamo fare molto per fermare sul riscaldamento del pianeta. Dobbiamo sviluppare molto le fonti alternative, fare risparmio energetico e affidarci alla mobilità sostenibile, passare dalla gomma al ferro. Per quanto riguarda i provvedimenti concreti, voi sollecitate appunto che questi indirizzi vengano colti nella redazione del piano energetico e del piano dei trasporti della regione Abruzzo? Sì, ci sono delle competenze specifiche di carattere regionale, che il piano energetico ambientale e il piano dei trasporti, che sicuramente possono contribuire molto alla causa globale. Bisogna ridurre le emissioni in atmosfera e tutti dobbiamo impegnarci. Il blitz di questa mattina al Ponte del Mare, contrassegnato anche dal tempo inclemente, è comunque soltanto il primo di una serie di appuntamenti con i quali pungolerete costantemente l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Sì, qua sul Ponte del Mare, perché è stato definito appunto un'opera che guarda al futuro, e mai come in questo momento al futuro bisogna guardare attraverso i mutamenti climatici. In tutta la settimana che va alla fine della conferenza di Copenaghen, noi faremo una serie di banchetti sul territorio, raccoglieremo delle firme e alla fine, qualunque sarà il risultato, faremo un brindisi, perché l'opinione pubblica deve essere presente e condizionare il più possibile i grandi della Terra.